Sì, un saluto ai compagni e agli amici del Circolo Teatro dell'Affratellamento che mi hanno chiesto, e le ringrazio, una serie di riflessioni in questa fase un po' particolare sul 25 aprile e 1 maggio. A me è venuto a mente un ricordo che fece di Vittorio il 1 maggio del 1946, dove ricordava il ruolo fondamentale avuto dalla classe operaia animata dai partiti e delle forze della sinistra, socialisti, comunisti, anarchici, gli scioperi delle fabbriche del nord, che contribuirono in maniera decisiva alla liberazione del nostro paese, e anche gli scioperi di iniziative per salvare l'apparato produttivo del nord, che fascisti e nazisti stavano smontando per portare, come dire, in Germania. E in questa riflessione c'è il nesso fra il 25 aprile e il 1 maggio. Liberarsi dai fascisti e dai nazisti era anche ridare dignità al lavoro, il lavoro di fabbrica, il lavoro operaio, per costruire una società dove tutti fossero liberi ed uguali. E a me ha fatto pensare questo ricordo di Vittorio nelle discussioni dell'oggi, dove il Covid dimostra la miopia di Confindustria. Noi siamo in questa situazione perché il Nord non si è fermato subito. E non è soltanto responsabilità della Lega, ma degli imprenditori del Nord che hanno anteposto il profitto delle singole imprese alla salute dei lavoratori e dei cittadini. Ecco allora che i valori, i principi del 25 aprile e del 1 maggio ci devono guidare anche per l'oggi. Ricordare, noi abbiamo avuto sempre nella nostra storia, da parte dei nostalgici del fascismo, della Repubblica di Salò, il tentativo di sminuire il ruolo e l'importanza della resistenza. Ma come sempre questi valori vanno attualizzati. E attualizzarli oggi vuol dire che segno deve prendere questa riflessione che niente potrà e dovrà essere come prima. E che il rischio invece che sia possa essere peggio di prima, se i valori di libertà e di dignità del lavoro verranno messi al primo posto della ricostruzione. Noi non possiamo, non dobbiamo lasciare, come ci ricordava Di Vittorio, all'impresa privata le redini della ricostruzione. Va rimessa nelle mani del lavoro, della dignità del lavoro. Noi ci hanno raccontato che il lavoro era scomparso, si era smaterializzato, e poi noi oggi abbiamo avuto la dimostrazione senza i lavoratori in carne ed ossa, gli operai di fabbrica, non si produce ricchezza in questo paese. Bisogna ricordarsene. Bisogna garantire a tutti i lavoratori un salario dignitoso, a tutti i lavoratori precari, a tutti i lavoratori pubblici che fino a pochi mesi fa venivano considerati fannulloni. E dire che sono eroi è la stessa cosa, paradossalmente, di dire che erano fannulloni. Sono lavoratori pubblici e garantiscono l'universalità dei diritti. E allora in questo strano 25 aprile e 1 maggio, davvero grazie al Circo e al Teatro dell'Affratellamento, che ha uno stemma bellissimo e ricorda stagioni antiche, due mani che si stringono, dove compagni e fratelli, in ricordo anche dei grandi valori della Rivoluzione francese e tutti i movimenti di emancipazione, erano riusciti nella grande storia del movimento dei lavoratori ad avere un punto di sintesi, perché avevano un'idea di società, di vita, dove ciò che era importante non era soltanto lavorare per lavorare, ma lavorare per realizzarsi, costruire assieme le condizioni per la libertà di tutti, perché soltanto assieme possiamo essere tutti liberi. E allora, grazie davvero,
buon 25 aprile, buon primo maggio, come sempre, per il riscatto del lavoro.